rinnoviamo, tu risparmi. Da Scale Arredamenti, solo a febbraio, scontiamo tutto fino al 70%. Solo da Scale Arredamenti, a Gioiosa Ionica in Viale delle Rimembranze. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada riposo, a Locri, la scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo, animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.
Il lunedì 12 marzo, ben ritrovati a tutti, apriamo una nuova settimana di informazione per quanto riguarda la nostra edicola digitale, i quotidiani calabresi, tante le notizie in questo lunedì, soprattutto a dominare il calcio, sorpasso della Juventus ieri sera dopo il pareggio nella partitissima tra Inter e Napoli. Mercoledì la Juve deve recuperare la gara anche contro l'Atalanta e potrebbero essere 4 i punti sui partenopei, ma ci occuperemo anche di calcio calabrese perché è stata una domenica negativa per le squadre soprattutto di Serie C, hanno perso sia la Regina sia il Cosenza e soprattutto la sconfitta anche del Catanzaro. Poi parleremo anche di calcio dilettantistico, il Locri è ormai ad un passo dalla Serie D dopo l'ennesima vittoria, quella maturata ieri, ha vinto anche il Siderno. Poi ci sono le notizie del giorno, un terribile incidente ieri ad Acquaro e la notizia di apertura del quotidiano del Sud, muore una giovane madre, ma andiamo a vedere subito l'apertura del quotidiano edizione di Reggio Calabria. Vedete, tragico impatto, muore giovane madre, il dramma lungo la strada che collega Fabrizia a Lauriana di Borrello, si ribalta con l'auto, i due figli miracolosamente illesi hanno dato l'allarme. Poi vedete tanto sport, splendido poker del Crotone alla Samp, è stata sicuramente una giornata fantastica quella di ieri a Lezio Scida per la formazione di Walter Zenga che ha battuto nettamente la Samp 4-1, doppietta di Trotta, poi Stojan e un autogol, tre punti importanti verso la salvezza, anche se il cammino rimane ancora lungo. Ci occuperemo anche di politica quest'oggi, stumpo, Leo avrà dirigenza calabrese, chi sta con il gioco Dem, con chi sta il gioco Dem, Salvini presto in Calabria dove sono stato eletto, lo ha detto dunque Salvini. E poi il caso, siamo già al taglio basso Oppido, Don Toprea torna in libertà, ci occuperemo anche di cronaca giudiziaria, venne arrestato nel 2015, accolto il ricorso, sono stati revocati gli arresti domiciliari, la Cassazione annulla la sentenza di condanna dell'ex sacerdote per pedofilia. E poi vedete l'evento, un grande evento quello di ieri nel Cosentino a Lorica, ripartita, inaugurati gli impianti, vedete gli impianti di Lorica, ieri una bellissima giornata di sole, ha illuminato il nuovo impianto inaugurato dunque a Lorica. Lasciamo la prima pagina del quotidiano del Sud e proseguiamo con le altre testate. Siamo adesso a Gazzetta, vedete il titolo, investimenti, studio Svimez, Calabria è l'ora della sveglia. Gli imprenditori la trovano poco attrattiva e ne spiegano le ragioni. Mercato povero e troppa criminalità, si legge in questo virgolettato del sottotitolo, ma qualche antidoto ci sarebbe. Poi andiamo subito al taglio alto, il titolo sottotestata, ci occupiamo di Paravati. Natuzza, gli atti ai vescovi, la ratifica del nuovo consiglio di amministrazione della fondazione riaccende lo scontro. Vedete qui i fedeli della mistica davanti al santuario Cuore Immacolato di Maria. E poi la terribile notizia che avremmo fatto ben volentieri a meno di commentare e di leggere, Lauriana di Borrello, auto fuori strada, muore una donna di Acquaro. Si tratta di Graziella Ciancio, aveva soltanto 33 anni. Andiamo avanti, nel 2007 il GEP di Palmi aveva arrestato 45 persone, truffa all'Unione Europea, accuse prescritte. E ancora di spalla gli occhielli, iniziando da Cosenza, qui il sindaco Mario Occhiuto, domenica scorsa al voto, Occhiuto conferma intanto la candidatura a governatore, analizzeremo questa notizia a pagina 12 per le prossime regionali. Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, conferma la sua disponibilità, la sua candidatura dunque a governatore. Cassano, la Sibaritide, vero snodo del traffico di droghe, poi a Castrovillari in tribunale una spy store per motivi di eredità. E poi lo sport, solo il Cosenza strappa un pari, al tappeto le altre calabrese. E poi il sorpasso Juventus, vedete il Napoli frena, Dybala tra scene bianconeri con l'Udinese, pari dai partenopei con l'Inter, il Milan fa festa invece al 95esimo, tante emozioni a Firenze, il Crotone trotta e vince, ieri il ricordo, la coreografia vedete al Franchi per ricordare Astori, capitan Astori, ieri un minuto di raccoglimento in tutti gli stadi.
Era l'ultima notizia di Gazzetta, chiudiamo questo giro per quanto riguarda le prime pagine, poi inizieremo ad analizzare i temi all'interno perché sono tante le notizie, vediamo subito l'apertura, lo dicevamo eccellenza Locri, la Serie D è vicina il Siderno al secondo posto, ormai Locri si prepara alla grande festa per questo ritorno dunque in Serie D, una promozione meritatissima per i ragazzi di mister Umberto Scorrano. E poi la politica, Cannizzaro eletto da poco, occhiuto candidato. No alle fughe in avanti, dice Francesco Cannizzaro, che proprio qualche giorno fa è stato ospite nei nostri studi della seguitissima puntata di Linea Aperta. E poi Senato, il grillino Morra in corsa per la presidenza, eccolo in questa foto. E poi il neodeputato Vandaferro di Fratelli d'Italia ringrazia gli elettori a Serra San Bruno. Resterò in consiglio regionale finché la legge me lo consentirà, ha detto a chiare lettere Vandaferro, anche lei neoeletta alla Camera. Salvini, sarò davvero senatore della Calabria, ci tornerò al più presto, adoro peperoncino, nduja e cipolla di Tropea. E ancora Antoni Mina, documento riepilogativo dei primi 6 mesi del lavoro dell'amministrazione comunale. E ancora per la politica, l'abbiamo detto, le dichiarazioni del neodeputato che interviene nel dibattito sulle prossime regionali e dunque Francesco Cannizzaro che schizza l'occhio naturalmente alle regionali del prossimo anno, parlando anche delle possibili candidature. Poi parliamo di incidenti stradali, vedete la notizia è rimbalzata anche sul nostro portale, donna muore nel Vibonese, illesi i 2 figli. Lasciamo anche il nostro portale www.telemia.it che terremo d'occhio da qui alla fine per qualche aggiornamento dell'ultima ora. Nel frattempo ci rituffiamo subito all'interno dei quotidiani calabresi, sono tante le notizie importanti in coda, il calcio come al solito per quella che è la prima pagina di informazione che stabilmente vi offre Telemia ogni mattina con la rassegna stampa e con tutti i fatti più importanti della giornata. Vediamo subito il tema centrale dell'apertura delle pagine Calabria, vedete si parla ancora di politica ad una settimana dal voto, veleni, contrasti e sospetti, il Partito Democratico è ormai una polveriera. Nel centrodestra la fuga in avanti di Mario Occhiuto per la regione ha suscitato molti mugugni, la ratta, il congresso non si farà, Naccari, primarie più lunghe, la disfatta del Partito Democratico in Calabria. Poi Mario Oliverio è pronto a schierare un suo candidato alla segreteria regionale del partito. Andiamo avanti perché ci andiamo ad occupare delle altre notizie a fianco, la Sibaritide, centro di snodo della droga, gli interessi di nomadi albanesi, i trafficanti locali sono in combutta con le gang albanesi. E ancora, la roba viene distribuita a Cassano, Corigliano, Rossano, Altomonte, Sibari e Castrovillari. A Cassano invece topo d'auto fermato dai carabinieri, è cassanese e ha la passione per le vetture francesi. La settimana scorsa era stato arrestato per un altro furto e noi andiamo ad occuparci di quelle che sono le altre notizie a pagina 13. Vi segnaliamo questa news che arriva da Palmi, che abbiamo anticipato in apertura, truffa all'Unione Europea, 396 indagati e nessun processo. Reato consumato tra il 2000 e il 2006, indagini chiuse nel 2008 e poi trasferite a Reggio Calabria, la prescrizione salva tutti. L'operazione dunque della Procura di Palmi scoprì un'indebita percezione di 45 milioni di fondi comunitari per l'agricoltura. Vedete in questa foto purtroppo un triste scenario. Nella piana di Gioia Tauro molti agrumicoltori preferiscono lasciare perdere i frutti piuttosto che commercializzarli. Nella prima udienza il GUP di Reggio servirono più di 3 ore per fare l'appello e costituire le parti. Persa l'occasione di scrivere una pagina nuova, qui c'è l'approfondimento della notizia. Il naufragio del processo non aiuta i coltivatori onesti. E noi voltiamo pagina e andiamo direttamente a Catanzaro. Cosa si può fare dopo il diploma? E questo è un po' il punto di domanda. 3 giorni alla Lamezia Terme per Orienta Calabria dedicata ai maturandi. Viaggio tra gli stand di università, istituzioni, corsi professionali. 5ª edizione della festa dell'orientamento per cercare la strada giusta. Vedete gli stand affollati l'anno scorso. E ancora di spalla altra notizia agli studenti delle siciliani, la vittoria in TV per un pugno di libri su Rai
3. Si sono confrontati in prove di cultura con altri ragazzi. Neanche l'infortunio a uno dei concorrenti ha fatto perdere di vista la vittoria. E qui la Lamezia Terme, una fotonotizia, auto bruciata in via Tevere in queste ultime ore. Vedete la Lancia, Libra distrutta. Sono in corso approfondite indagini. Per quanto riguarda la notizia che arriva invece da Gizzeria, erosione costiera, intervenire tra Gizzeria e Falerna nell'Ametino. 5 Stelle celebrano il successo elettorale con oltre il 45% dei consensi. Il Metup Uniti del terreno l'Ametino, adesso bisogna fare scuola, sanità, ambiente, sono i temi su cui ci sono le maggiori aspettative. Vedete, il mare si spinge sempre più all'interno. Per quanto riguarda ancora altre notizie, ci occupiamo della vicenda della Fondazione di Natuzza Evolo, il caso alla conferenza dei Vescovi, la ratifica del nuovo consiglio d'amministrazione della Fondazione Cuore Immacolato di Maria acuisce i rapporti con la Curia di Mileto. Il Presidente afferma: non potevamo fermarci, ci sono degli atti a cui adempiere, a tempi e tempi da rispettare. Per quanto riguarda sempre la vicenda, ci sono naturalmente delle ripercussioni. Si teme che intanto le celebrazioni e le attività di culto davanti al Santuario Cuore Immacolato di Maria possono essere ancora una volta sospese. Non esiste, ma esiste il rischio che l'ente voluto dalla mistica di Parvati venga tra l'altro anche commissariato. E qui vedete l'assemblea che ha proceduto alla ratifica dei nuovi rappresentanti del consiglio di amministrazione. La spia che veniva da casa quando l'eredità genera follia, una donna aveva imbottito di microtelecamere l'abitazione dei genitori. A Castrovillaro un processo che ricostruisce dissidi familiari per motivi di interesse con uso di tecnologia alla James Bond. E ancora, vedete, una donna monitorava di nascosto dall'estero gli anziani genitori. A Paola invece, altra notizia, trasformata dai pusher alla città di Paola in un supermarket della droga. L'ultimo blitz, i carabinieri hanno arrestato un 51enne. Dopo le retate dei giovani, nei guai è finito una vecchia conoscenza. L'uomo aveva un quarto di erba, 17 grammi di fumo e un grammo di cocaina. E ancora rende: in auto contromano di notte e in casa avevano la marijuana. Ai domiciliari due studenti universitari dell'Unical. Nei guai sono finiti un 22enne cosentino e un 27enne di Crotone. Auto fuori strada, muore una donna di 33 anni. Il gravissimo incidente sulla provincia Laureana di Borrello Fabrizia. La vittima viaggiava su una Fiat Punto con i suoi due figli. Vedete, Graziella Ciancio, 33 anni, era originaria di Acquaro, ma risiedeva ormai da tanto tempo a Dinami. Per quanto riguarda le altre notizie, ci occupiamo di Reggio Calabria adesso. Gite scolastiche, Calabria ignorata. In primavera si svolgerà il classico viaggio di istruzione, ma la nostra regione viene scartata. Eppure è una terra ricca di storia, cultura e fascino. Basterà l'impegno del MIUR? E questo è il punto di domanda. Ingrandiamo questa foto. Qui il professor Guido Leone è stato anche ispettore tecnico dell'UCR Calabria. Continuiamo lungo mare di Brancaleone. Ci sono i temi che riguardano adesso il comprensorio in questa pagina. Colpite dal punte ruolo rosso, sono a rischio le 85 palme. Secondo gli uffici dell'ASL, già 5 piante sono irrimediabilmente perdute. Un vero peccato. Il punte ruolo rosso colpisce ancora e colpisce le palme anche del bellissimo lungomare di Brancaleone. Incantevole, vedete uno scorcio del cuore della costa dei Gelsomini. A fianco Gioiosa Ionica, la rete dei comuni solidali comincia a prendere forma. E ancora, gli ordini sollecitano Oliverio, i tempi burocratici bloccano l'edilizia. Su sismica, indifferibile e urgente programmare subito un incontro. Qui l'ingegnere presidente dell'ordine Domenico Condelli. Per quanto riguarda l'altra notizia, regione cacciatori, da 4 anni il dialogo sembra difficile in vista della nuova legge venatoria. Le associazioni venatorie indicano 3 priorità da affrontare subito. Le associazioni venatorie daranno come sempre il loro contributo alla gestione ambientale. Andiamo ad occuparci di Vibo Valentia, stiamo per completare con la prima testata calabrese e con la prima parte della nostra rassegna stampa. Una voce libera contro le mafie. Decine di persone alla marcia che dal centro commerciale di Maierato è approdata a Vibo. Ricordato il sacrificio di 2 martiri della criminalità organizzata. L'iniziativa ha tratto spunto dall'opera intitolata 100 passi di Peppino Impastato. E ancora, gigante del mare a presidio delle acque internazionali a Crotone. Il Borsini attraccato a Crotone. E poi discarica della discordia. Associazioni in campo sempre a Crotone. Un'assemblea pubblica su diritto.
diritto alla salute avrà luogo stasera in una palestra crotonese. Non ci sono altre notizie importanti, possiamo tranquillamente dare un'occhiata veloce allo sport, perché l'appendice finale la dedicheremo nel quotidiano a quelle che sono le notizie delle squadre calabresi. Sorpasso Juve, il Crotone, trotta e vince bene la vittoria dunque del Crotone con la Samp. E poi vedete Serie C, Regina e Catanzaro sconfitte in casa, il Rende crolla a Pagani mentre il Rossoblu strappano un punto a Bisceglie. Solo il Cosenza è riuscito a non rimediare la sconfitta in una domenica amara per la Serie C. Dybala, l'abbiamo detto, trascina la Juventus, il Crotone in versione lusso, Samp travolta, la soddisfazione al 90° di Walter Zenga, orgoglioso, partita perfetta, dice l'allenatore dei pitagorici, bravi ragazzi a giocare a viso aperto. Qualche altro titolo, per quanto riporta ancora Gazzetta all'interno, la Regina non morde e subisce la rimonta, ancora Regina in difficoltà, uscita tra i fischi, pochi tra l'altro i tifosi che hanno seguito gli Amaranto ieri. Il mia colpa di Maurizi, dopo il vantaggio ci siamo addormentati. Dunque il trainer medita sugli errori, l'allenatore della Regina, situazione difficile in classifica per gli Amaranto. 0-0 delle Cosenza di Piero Braglia a Bisceglie, un'ottima gara dei Lupi Silani, il Rende invece è riconoscibile, crolla Pagani e un altro Catanzaro, ma a spuntarla il Trapani, nulla da fare malgrado il cambio tecnico, Pancaro esordisce con una sconfitta, sostituisce Dionigi che ricordiamo si era dimesso. Parliamo del Roccella, ieri la Serie D si è fermata, ora più concreti, Gianpaolo Sprone e Roccella fare punti ovunque, speriamo che sia così in questo finale di campionato. Parliamo invece del Siderno, ritrova il secondo posto e spazza via tutte le polemiche, 3-1 del Siderno contro il Reggio Mediterranea, perfetta la prova della formazione di mister Galati, e lo dicevamo ormai il Locri è ad un passo dunque dalla vittoria del campionato, ancora una vittoria per la formazione di Umberto Scorrano che ha violato anche il terreno di Reggio Calabria contro l'Aurora. Puntorieri da urlo, Locri si guadagna il primo match per la promozione, complimenti ai ragazzi del presidente Modafferi. Era l'ultima notizia, poi parleremo all'interno del quotidiano delle altre squadre, ci occuperemo di promozione e anche di prima categoria. Apriamo la seconda parte della nostra rassegna stampa di oggi con il quotidiano del Sud, i temi regionali all'interno, le pagine di primo piano, la politica a tenere banco, il varo del nuovo governo, ci sono dunque ancora larghe intese, però il premier sono io, lo dice Matteo Salvini, no a larghe intese, l'affondo di Salvini rivolto anche a Berlusconi, ai vincitori, le presidenze di Camera e Senato, si spera dunque in larghe intese per quanto riguarda la possibile costruzione di un nuovo governo, intanto Forza Italia ragiona su diverse esecutive mentre nel carroccio c'è già aria di congresso, vedete qui Matteo Salvini, votato anche in Calabria, soprattutto nella città di Reggio, incontri tra avversari sulle nomine istituzionali, invece lutto, muore la leghista Guarnieri appena eletta, e poi centro-sinistra, guerra dei numeri tra i Dem e maggioranza renziana tra i dirigenti del partito, circa 120 gli ortodossi, 28 con Orlando e 16 in quota Emiliano, e poi ancora il dopo Renzi, vedete la crisi nel Partito Democratico dopo l'ennesima sconfitta, PD in assemblea, Orfini con il Movimento 5 Stelle sarebbe la fine. Andiamo a dare un'occhiata al taglio basso, le tappe, inizio una altra settimana di incontri, 15 giorni di passione dei partiti politici, da oggi fino ad aprile tutti i passaggi prima dell'inizio delle consultazioni, in mezzo c'è anche la consegna del DEF a Bruxelles, tanto lavoro per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E ancora per quanto riguarda la politica, ci occupiamo della politica tutta calabrese, l'EU avrà la dirigenza calabrese, Nico Stumpo eletto deputato in Calabria grazie a un timido 3,01%, raccoglie la base alla Mezzia Terme e Chiosa, vogliamo confrontarci con tutti. L'idea, dice Nico Stumpo, è di ripartire dai grandi temi della regione, lavoro, istruzione e sanità, vedete Nico Stumpo nell'incontro che si è tenuto ieri alla Mezzia Terme. E ancora Lega, Salvini eletto senatore in Calabria, molto presto vi verrò a trovare, ha detto Matteo Salvini, l'annuncio del leader delle Carroccia. Poi centrodestra, Vandaferro in consiglio fino all'ultimo, chiederò al governatore di onorare tutte le promesse fatte.
Molise. E ancora Partito Democratico, i calabresi al Nazareno, chi resterà con Renzi? Questo è il punto di domanda. Magorno, zero dubbi, ora tocca a Oliverio, Bruno Bossio, Covello, Irto, Minniti e Falco Matale, ed il segretario uscente del PD calabrese Ernesto Magorno. Proseguiamo velocemente perché ci andiamo ad occupare di cronaca. Alla Supercosca di Cutro, luce anche sugli anni di piombo, rivelazioni sulla scia di sangue tra le province di Catanzaro e Crotone. Il pentito Liperoti sveli i collegamenti tra i delitti Arabia, Iazzolino, Trapasso e Scerbo. E ancora il retroscena, intreccio massonico tra avvocati e giudici per aggiustare processi. Qui Antonio Valerio, il collaboratore Valerio, svela i misteri della Cassazione. Andiamo ad occuparci delle pagine calabre, anticipano i temi che sono tra poco all'interno di Locride Piana. Acquaro si ribalta con l'auto e muore, la tragedia lungo la strada che collega Fabrizia e Lauriana di Borrello. Vittima una donna di 34 anni, illesi due figlioletti che viaggiavano con lei. Qui Graziella Ciancio, i suoi bambini riescono a dare l'allarme. E ancora Reggio Calabria, Don Tropea rimesso in libertà, revocati gli arresti domiciliari in seguito all'accoglimento del ricorso. La Cassazione annulla con rinvio la condanna per pedofilia al sacerdote. Vedete qui Don Antonello Tropea. E poi maltempo, allerta gialla sul versante tirrenico, prevista burrasca nella parte centro-settentrionale della regione. Per quanto riguarda invece le altre notizie, il grande evento, quello di ieri, l'Orica riparte, baciata dal sole. Una splendida giornata ieri, inaugurati all'Orica nel Cosentino gli impianti di risalita con la campionessa olimpica Ceccarelli. Il governatore Oliverio dedica la giornata all'operaio morto durante un collaudo. Vedete gli impianti di risalita di L'Orica sotto il presidente Mario Oliverio, la sciatrice Daniela Ceccarelli e il sindaco di San Giovanni Fiore Pino Belcastro durante l'inaugurazione del nuovo impianto. A Francavilla Angitola invece in 2500 nel nome di Geova, raduno dei testimoni di Geova, ordinati i nuovi ministri durante l'assemblea. Altri fatti, ci occupiamo della pagina di Reggio che anticipa anche i temi della Locride. Qui il sindaco della città di Reggio Giuseppe Falcomatà a Roma in direzione PD, il primo cittadino oggi nella capitale per difendere gli interessi della città. Il partito riparte dal territorio, la gente chiede risposte ai problemi quotidiani. Incontrerà anche il ministro del Rio, vedete il sindaco Falcomatà in questa foto. E poi lo scippo di spalla, agenzia dogane, Castorina, spostamento e violazione di una sentenza. Tutela giuridica per le fasce deboli, il sociale in primo piano. Un gruppo di legali che si richiamano all'avvocatessa Salvadoregna Martire, un'iniziativa dei professionisti sorta all'interno del centro comunitario Agave. Andiamo direttamente alle notizie della provincia, tra poco la Locride e la giustizia bussi realmente a Villa. C'è un'intervista con Cristian Riccardo Aragona, respinti i motivi più importanti dell'appello proposto dal sindaco. Anche Cristian Riccardo Aragona interviene in merito al caso Siclari. A Botta San Giovanni è delineata una nuova geografia nella mappa della politica nazionale. L'analisi di Cogliandro sulle ultime elezioni, vedete Massimo Cogliandro in questa foto. E poi l'approfondimento, la fabbrica delle pipe nella lista rossa nazionale. Italia Nostra denuncia ancora un bene a rischio del patrimonio culturale da salvare. Qui la fabbrica delle pipe a San Lorenzo nel Regino. Andiamo avanti, Monasterace, una sconfitta dura e pesante. Teodoro Bucchino sul futuro del partito e sulle prossime comunali. Il segretario del circolo cittadino del PD si sofferma sul voto del 4 marzo. Eccolo il segretario del Partito Democratico di Monasterace che fa un po' il punto su quella che è la situazione politico-amministrativa. Dunque, ma soprattutto si sofferma principalmente sul voto del 4 marzo. E poi l'evento anche là e allora all'incontro donna e l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, Associazione Nazionale dei Giovani Avvocati, per un bel incontro dedicato in tutto alla donna in occasione dell'8 marzo. Non ci sono altre notizie importanti tranne queste che arriva da Ferruzzano, a riportarle Agostino Belcastro, interventi per salvare il bosco di Rudina. Siamo già alla Piana, il caso, quello di Don Tropea, torna in libertà, siamo alla cronaca giudiziaria, il prete fu arrestato nel 2015 per una vicenda relativa a sesso con minore, annullata la sentenza della Corte di Reggio, con rinvio degli atti a quella di Messina, revocati i domiciliari, ora è libero. E poi ancora Palmi, pulito il parco archeologico dei Taureani, per la giornata del paesaggio arriveranno 250 ragazze, a Taurianova segnalazioni pubblica, illuminazione, ancora Palmo, un soffitto di cristallo da infilare.
infrangere. Il convegno sulla figura della donna organizzato dal centro Arcoiris. Interrogativi sul ruolo nella società contemporanea e sui diritti di genere. Siamo già allo sport, l'Inter fa felice la Juventus, lo abbiamo detto prima, abbiamo parlato del Crotone, della Paganese che ha travolto il Rende, del bel pareggio del Cosenza, della Regina che non riesce più a vincere e adesso ci fermiamo al campionato prima di eccellenza e poi di promozione. Il Locri è a un passo dal sogno, lo abbiamo detto, 3-2, grande protagonista della sfida di ieri, Intera Regina, puntoriere, tripletta per lui. Invece gli altri titoli, il Castrovillari serve il poker, il Siderno torna a secondo, Reggio Mediterraneo finisce KO. Nel campionato di promozione, girone B, la sfida tra il Gioioso e il Brancaleone lo vincono i Regini, 3-2 sul neutro di Roccella. Brancaleone colpo a Gioiosa, vedete, la vice capolista sconfitta, ora il Bocale è a più 7, 3-2 dei ragazzi di Mister Angio. E ancora, vedete, pari tra Filogasso e Rombiolese, era la partita più importante di ieri, finita in parità. La Stilese invece batte l'Atletico Maida, 3-2, fa un bel passo in avanti in classifica. Cinquina tonda invece della Bagnarese, ancora nel campionato di promozione. Ricordiamo che sabato è finita in parità il derby tra San Luca ed Africo. Pronto riscatto invece della Bovalinese, Gioiese nettamente sconfitta. La Villese ne fa 4 al San Gregorio, la Bagnarese vince a Gioia con il Real. Per quanto riguarda invece il girone C del campionato di prima categoria, cinquina secca per la Vigor che batte lo Stignano. Il Bianco cede il primato, siamo nell'altro girone, all'Archi, il San Calogero allunga. È successo veramente di tutto, tante le sfide con diversi risultati a sorpresa. Per quanto riguarda i vari campionati, non ci sono altre notizie. Ci fermiamo qui. 13:30 il nostro TG News. Per quanto riguarda i fatti più importanti della giornata, i nostri servizi, la rassegna stampa ritornerà puntualmente domani. Vi ricordiamo che un riepilogo dedicato al calcio dilettantistico questa sera sarà approfondito nella puntata Tutti in campo in prima serata, da non perdere sul canale 85. Grazie per averci preferito. Una serena e felice giornata a tutti voi. Arrivederci. Tu risparmi. Da Scale Arredamenti, solo a febbraio, scontiamo tutto fino al 70%. Solo da Scale Arredamenti, a Gioiosa Ionica, in Viale delle Rimembranze. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela.
A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada riposo, a Locri, la scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo, animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.